L'altra domanda a cui vorremmo rispondere, a cui Andrea non ha fondamentalmente risposto. Ciao ragazzi, spero tutto bene nonostante il lockdown. Guardando i grafici del Financial Times di ieri sera, sembra che saremo in lockdown per parecchie settimane. Ad ogni modo, oggi parliamo ancora di scarpe, ma prima di affrontare l'argomento, come al solito, un libro suggerito per la settimana. Non più le 21 sfide, ma le 26 maratone di Meb, davvero ottimo per poter sognare di ripartire a gareggiare in autunno. Come ci è stato chiesto nel video della durata delle scarpe, ve lo leghiamo qua sopra, oggi parliamo della rotazione delle scarpe, argomento interessante, lasciamo ad Andrea la parola, che ci racconta come comportarsi a tutti i livelli, dai principianti al super evoluto. Poi torniamo qui per due considerazioni finali. Ciao Max, ciao a tutti. Prima domanda a un podista normale, che da definire normale, quante paia di scarpe consigli di utilizzare? Fondamentalmente per le tre uscite settimanali io non prenderei una scarpa specialistica. Diciamo che è un amatore che ha appena iniziato, gli consiglio una scarpa all around, tipo mi viene in mente una Pegasus per uno mediamente leggero, oppure una Vomero, rimanendo sempre in casa di Nike, per una scarpa un pochino più pesante. Soprattutto la Vomero 14, che adesso è davvero una scarpa che può essere utilizzata in qualsiasi caso, sia per le ripetute lunghe, sia per i medi, sia per i lunghi, per qualsiasi cosa. Podista evoluto, quante scarpe, quali scarpe? Direi che ci attestiamo sui 4-5 allenamenti a settimana, incominciamo a fare degli allenamenti un po' più focalizzati, non generali. Quindi direi una scarpa per tutti i giorni, per fare i lenti, per fare i lunghi, e una scarpa invece per fare i lavori. Magari non prenderei una scarpa troppo leggera, troppo dinamica, una 1 per dire, non la prenderei, andrei su una 2, anche lì dipende un po' dal livello dell'atleta. Una 2 estrema, come può essere, non lo so, una Kinvara, non la userei su atleti molto leggeri, mentre che ne so, adesso che mi viene in mente la Zoomfly 3, che come ammortizzazione è quasi una 3, la userei invece per altri atleti, così da fare sia allenamenti come il medio, allenamenti come ripetute lunghe, o anche su 400, 500 o i 1000 con recupero da fermo. Come mi comporto io con le scarpe di atletica? Ne ho circa una 20 paia, tra chiodate, scarpe ultraleggere a 1, 3 o 4 paia di A2 e un po' di paia di A3. Questo perché mi piace avere tante paia di scarpe da utilizzare. Non voglio avere un solo paio da lento, perché se un giorno piove il giorno dopo ne devo avere un altro disponibile. Ho delle A3 molto ammortizzate tipo le Nimbus, ho delle A3 poco ammortizzate tipo le Goran Ride di Skechers. Dipende un po' dalla giornata, dipende un po' dal lento che voglio fare, se devo fare 7-8 km, ho anche delle Odyssey React che non mi piacciono, non le sento molto ammortizzate, quindi per pochi chilometri utilizzo quelle, mentre per magari 1 ora e 20 di allenamento, che per me sono 18 km circa, uso le Nimbus. Stessa cosa per la pista, adesso sto usando le Skechers Goran, mi sono trovato benissimo per fare i medi, ho delle Boston dentro nella cantinetta, nello scaffalino, adesso le Goran sono arrivate praticamente a fine vita, incomincerò a riutilizzare le Boston, che mi piacciono un po' di meno, ma le finisco adesso per poi riutilizzare il nuovo paio di Goran che sono già pronte. Scarpe a 1 ne ho un'infinità, dipende, quelle ormai quasi scariche le uso per le garette di paese, le non competitive, mentre quelle tipo le Vaporfly le tengo per le gare importanti.
Le scarpe non le pulisco praticamente mai, per assurdo si puliscono sotto la pioggia correndo su asfalto, non mi si sporcano, ma bagnandosi lavano via quel poco terriccio che ci rimane sopra. L'unica cosa che faccio le metto dove ho la stufa, le tengo abbastanza lontano dalla stufa, però rimangono lo stesso al caldo perché ho paura che stando troppo vicino alla stufa si secchi la plastica, la gomma. E diventando plastica praticamente, quindi le tengo in quel localino lì ad asciugare quando piove, per il resto la lascio magari sul balcone a prendere un po' di aria per mandare via un po' il sudore. Cambiare marca oppure tenere la stessa? Diciamo, forse la domanda che mi porrei è tenere la stessa scarpa oppure cambiarla? Io ho sempre cambiato scarpe, quando ne trovavo una in offerta, quando ne trovavo una che mi piaceva, la prendevo perché la volevo provare, mi è sempre piaciuto, ho sempre avuto questa passione. Arrivato alle Pegasus 34, le 33, e ho detto la mia scarpa, le ho prese fino a che praticamente erano in produzione. Passata la 35, la 36 che mi sono piaciute, però ho trovato anche altre paio di scarpe da provare, tipo adesso stavo usando le Gora Ride, ho avuto una buona offerta sulle Nimbus, oppure le stesse Vomero 14, diciamo, o adesso sto usando le New Balance, le 1080 V10, dipende. A me piace cambiare, so che ci sono persone che hanno le Ghost dalla prima edizione e non le cambiano praticamente mai. Su punti di vista non trovo dei pro e dei contro, anche perché da un'edizione all'altra di scarpa praticamente cambia il mondo, tranne Nike che le fa cambiare ogni 2 anni. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao ragazzi, eccoci tornati nello studio. Rotazione scarpe, sì o no? Se fate meno di 4 uscite a settimana, sicuramente non serve. Se iniziate a farne 4 o 5, da un lato l'utilizzo di due paia consente in media di ridurre il rischio di infortuni. E inoltre, secondo alcuni ed alcuni studi, aumenta la durata delle scarpe. Dire però se sia vero per il singolo individuo non è facile, anche perché ognuno ha una biomeccanica di scorsa individuale. Chi ha utilizzato la rotazione molto probabilmente è un podista evoluto e quindi prende cura del suo corpo più di chi invece non la fa. Quindi, in conclusione, rotazione sì se fate almeno 4 allenamenti a settimana. L'altra domanda a cui vorremmo rispondere è: stessa marca oppure marca diversa per la rotazione? Lascia a voi scegliere. Nel mio ruolo di informatore, io personalmente cambio frequentemente scarpe, non tanto per gli sconti, non tanto per il rischio di infortuni o meno, ma perché è un sito in cui recensisco scarpe da 2017, quindi faccio testing il più possibile. Come dice il più autorevole studioso di biomeccanica di corsa di scarpe, Bannon Ng dell'Università di Calgary, che parla di via di movimento preferenziale, è fondamentale per noi podisti amatori scegliere la scarpa confortevole. Facendo degli studi approfonditi statistici, è quella che riduce il rischio di infortuni. E in effetti dovete immaginare che se una scarpa appena calzata non vi piace, non la sentite confortevole, come potete immaginare di poterla utilizzare per 600, 700 o 800 km? Il mio consiglio è diverso rispetto a quello di Andrea: scegliete sempre la scarpa della stessa marca. Se non siete super atleti come Andrea e nemmeno atleti evoluti come me, cambiare il sistema di ammortizzazione è rischioso. Se cambia in effetti l'intersuola, si modificano anche le proprietà di biomeccanica di corsa della scarpa stessa. Quindi è molto probabile che cambi anche il drop, nonché l'ammortizzazione, e di conseguenza aumenta sensibilmente, a seconda della tipologia del cambiamento, il rischio di infortunio. In conclusione, noi suggeriamo di utilizzare sempre la stessa marca, lasciamo però a voi scegliere la marca in funzione della comodità e del comfort che la scarpa stessa vi possa offrire. E con questo mi fermo qui. Nei prossimi giorni continueremo a parlare di corsa, di scarpe, e anche di come fare ad allenarsi in questo periodo di lockdown. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete like, commenti sempre qua sotto, non dimenticate di iscrivervi al canale, le recensioni non finiscono qui, speriamo comunque che nelle prossime settimane possiamo ancora realizzare recensioni di scarpe da corsa. Ciao e a presto! What they talk about, what they talk about.